Pesaro, 26 maggio 2023. Dopo l'alluvione, il pericolo per la Romagna arriva dalle zanzare? Il dubbio lo installa il virologo pesarese Roberto Burioni. Su Twitter scrive: un problema da mettere in conto nel prossimo futuro, ma che può da limitare con opportuni interventi, è il possibile aumento del numero delle zanzare. Oltre ad essere una secca, trasmettono virus molto pericolosi per l'uomo. Pensiamo prima. Tra i suoi 355.000 followers c'è chi replica che Hellehouse Romagna ha già indicato l'antitanico come rimedio ai pericoli che vengono dalle acque e dal fango, ma Burioni è chiaro: non sono d'accordo. È una pozione magica che protegge da tutto. E oltre al tetano vedo tante altre potenziali minacce infettive molto più concrete. Punto, ci vuole prudenza nei comportamenti. Ma io sono, ripeto, regole di buon senso, conclude. Infettivologi, nessuna emergenza sanitaria, e questo il messaggio lanciato dalla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, che sottolinea alcune raccomandazioni come la vaccinazione contro il tetano. Nelle zone alluvionate non ci sono le condizioni per parlare sull'emergenza sanitaria, sottolinea Pierluigi Viale, ordinario di malattie infettive dell'Università di Bologna. Un possibile rischio è rappresentato dal tetano, per il quale è consigliata la vaccinazione, soprattutto ai volontari che hanno messo le mani nel fango. Si può aggiungere che il Delta del Po, quindi zone settentrionali della Romagna, sono state zone endemia agli artropodi, vettori di infezioni tropicali come chikungunya e West Nile. È possibile che le acque reflue attualmente stagnanti creino un microsistema favorevole a questi insetti, prosegue. Non esistono però vaccinazioni per queste infezioni, quindi possiamo limitarci ad allertare strutture igiene pubblica a monitorare eventuali sintomi sospetti. La situazione attuale va monitorata in modo continuo e costante, secondo un approccio già avviato grazie all'azione della Protezione Civile, spiega Claudio Mastroianni, presidente SIMIT. Il concetto importante da evidenziare è che al momento non esiste assolutamente un allarme che può prevedere la comparsa di epidemie. Punto, la situazione sarà monitorata con attenzione, ma non ci devono essere allarmismi.